Io sono nata a Vado Ligure, sono figlia di un operaio di una casalinga e mi chiamo Carla Scapattura. Nel 1974 lavoravo e studiavo all'ospedale San Paolo e niente, abitavo nel rione di Villa Piana, ero già sposata con una figlia di 6 anni. E mio marito lavorava alle funivie, mio papà lavorava alla Fornicok. A Vado, poi si è licenziato, si è messo per conto suo a fare l'artigiano tappezziere e in muratura però. E poi quando mi sono sposata, che avevo 19 anni, con un operaio appunto, e poi ho lavorato prima come impiegata in un'impresa edile, poi hanno chiuso l'impresa e sono andata nella clinica d'Albissola, nella clinica neurologica che c'era ad Albissola, e poi mi sono iscritta al corso per infermiera all'ospedale San Paolo e mi hanno assunto a maggio del 1974, io a novembre, data della fatidica delle bombe, ero nella scuola che stavo frequentando il corso per infermiera generica, però poi quello da professionale l'ho fatto anni dopo, 4 anni dopo. E beh, il vecchio San Paolo era un'istituzione, ci conoscevamo tutti, ci volevamo bene tutti, e ci aiutavamo. E in quel periodo era un periodo molto agitato perché c'erano già state altre bombe per Savona, quindi il lavoro non c'erano stati grossi feriti, grandi cose, però avevamo paura tutti. E quel giorno, quando eravamo nella scuola, abbiamo sentito un colpo talmente forte che i banchi ci sono tremati di sotto. E subito tutti pensavano che avessero messo una bomba nell'ospedale. E infatti mio marito è corso di corsa da casa, è arrivato a vedere cos'era successo. Noi eravamo tutti ormai, ci avevano precettato tutti, eravamo nelle corsie, chi lavorava già è andato nel proprio reparto e ci hanno detto: vestitevi, mettetevi la divisa, venite a dare una mano perché ci sono parecchi feriti. E infatti c'erano stati 35, 13 feriti. E una donna, tra l'altro, era anche ferita grave perché era crollato il pavimento in via Giachiero dove abitava, è morta poi il giorno dopo. Questa signora è una signora anziana, però comunque abbiamo avuto poi in quel periodo giornalisti, parenti che volevano avere notizie dei familiari, curiosi che venivano dentro, quindi eravamo tutti noi agitate perché avevamo da fare. I medici, compreso il primario, che allora era professor Seghini, cercava di mettere le cose in ordine perché con tutti questi giornalisti che andavano avanti e indietro, noi dovevamo fare il nostro lavoro, le medicazioni, l'assistenza, eccetera. E siamo state lì praticamente fino alle 11 di sera, poi ci hanno mandato a casa, ma il giorno dopo alle 6 eravamo di nuovo tutti sempre nella solita marasma che c'era in quel periodo. Poi piano piano le acque si sono un po' calmate, però sono cominciate poi le ronde in quel periodo lì, anche i sindacati, i volontari si sono messi a fare le ronde in giro per Savona, tant'è vero che nel Palazzo delle Piane, quello di fronte all'ospedale, avevano installato anche dei fari molto grossi che non so se li hanno tolti o se ci sono ancora, per illuminare appunto le zone più soggette a queste cose. Poi dopo hanno messo un'altra bomba dietro alla prefettura, nelle scuole di Via Cava, prima però le avevano messe in altri posti, come nel Palazzo della Provincia, Vado, alla centrale dell'Enel. Eravamo tutti con un clima abbastanza, diciamo, di terrore, come si dovrebbe dire, perché avevamo paura a uscire di casa e che ci potesse succedere qualcosa. Tanto più io che abitavo in Villa Piana, passavo proprio davanti alla prefettura, arrivavo all'ospedale a piedi, quindi avevamo tutti paura in quel periodo. Era abbastanza dura, anche lavorare nell'ospedale era abbastanza dura. Perché poi c'era gente che si era fatta prendere anche un po' dal panico, si sentiva male senza avere avuto incidenti e niente, si sentiva male proprio per l'emozione di aver sentito questo scoppio, quindi era stato abbastanza difficile, ecco. Beh, quello lì di Via Giachiero, perché ero
diciamo quasi presente, perché era la scuola dove eravamo era nel mezzanino dell'ospedale, era sopra il laboratorio analisi, quindi eravamo molto vicini. Il portone, quello dove ci sono noi, c'è il ponte basso di Via Giacchero e noi eravamo sopra l'obitorio. So, saranno 150 metri, 200 al massimo, ma non sono 200 metri. E quindi lì è stata proprio una cosa. E poi alla sera si usciva tutti di casa per andare a vedere, e ogni volta che si passava davanti a uno, bastava che vedessimo uno vestito in modo strano, o che andava magari con una valigetta, con qualcosa, avevamo tutti paura che fosse andasse a mettere delle bombe da qualche parte. Ecco, poi anche lì in Villa Piana c'era lo stabilimento della scarpa Magnano, quindi, che poi è diventata Magrini. Eravamo tutti piuttosto sul chi va là, ecco, avevamo paura. E io ricordo quello, poi ricordo quando l'hanno messa dalla prefettura, perché stavo appunto passando in via Piave, e anche lì abbiamo sentito ambulanze. Perché quando scoppia una cosa non si sa quello che c'è, poi non è successo niente, però bastava un'ambulanza che arrivasse un po' più veloce anche sotto casa, che eravamo subito dai poggioli a vedere che cosa succedeva. Ecco, il clima era diventato questo ormai, in ospedale non si parlava d'altro, e tutti i giorni c'era qualcuno che faceva il giro a vedere chi voleva fare le ronde, perché le ronde le facevano i dipendenti dell'ospedale, quasi tutti erano dipendenti dell'ospedale, si davano i turni. Chi cominciava alle 9 di sera finiva a mezzanotte, chi cominciava a mezzanotte e finiva magari alle 4 del mattino, cioè era un brutto clima, veramente. Forse non si sono nemmeno tanto resi conto di quello che era successo, perché hanno sentito questo botto, si sono trovati in ospedale, c'era chi diceva: ho perso la borsa, ho perso il portafoglio, casa mia è rimasta aperta, la signora che è morta, io onestamente l'ho vista arrivare, e poi è morta la mattina dopo, quindi l'ho vista poco, perché poi l'hanno messa in una camera a parte dagli altri. Ce n'era una che ogni volta che ci andavamo vicino mi diceva: il mio cane, io dicevo: signora, il suo cane, io non lo so, non c'ero, non so dove l'hanno portato, ma è venuta sua figlia, l'avrà presa lei. Cioè, erano tutti terrorizzati di aver perso le loro cose più care, perché poi alla fine erano tutti piuttosto spaventati, ecco, anche perché non c'era motivo in quel portone lì. Nessuno sa perché in quel portone, non ci abitava nessuno in modo particolare, come quando hanno messo la bomba nel portone dove abitava l'onorevole Varaldo, anche lì, lì si sapeva abitava un onorevole, potevi dire una cosa politica, ma lì in Via Giacchero erano tutte persone che non avevano niente a che fare con la politica, quindi allora a questo punto è venuta veramente la paura, perché se l'hanno messa in un portone così, figuriamoci. In un istituto, in un ente, qualcosa, chissà che cosa succede. Non si sa il perché, per come le hanno messe. Sì, c'è stata poi che hanno detto che era stato ordine nero, quelle cose lì, però sicuri, sicuri, ancora adesso non si sa di preciso quello che era successo. Avevano preso di mira Savona in quel momento, ed è durato praticamente un anno, questa situazione, perché fino al 75 poi sono successe tutte queste cose, anche quando hanno messo la bomba nella ferrovia, che per fortuna che è stato sventato il peggio, perché eravamo proprio tutti con un clima che arrivavo a casa, mia suocera mi diceva: siamo di nuovo in guerra, perché lei c'era passata, quindi. Non era una cosa tanto, una bella vita, ecco. E adesso c'ho solamente rabbia a vedere come si può arrivare a tanto. Abbiamo sbagliato noi, anziani, a non insegnare ai nostri figli quello che è successo, cioè a non parlargliene abbastanza, forse, perché noi ce l'abbiamo messa tutta, però forse non l'abbiamo fatto nel modo giusto. Nelle scuole non venne insegnato più di tanto, a parte qualche eccezione. E quindi, insomma, si studia la storia romana, si studia la storia, però non si studia la storia attuale, la nostra storia, ed è sbagliatissimo questo, perché i miei nipoti che hanno 23-21 anni non hanno avuto, per esempio, degli insegnanti che a scuola gli hanno insegnato queste cose. In certi istituti non, proprio adesso poi la storia e la geografia non si studia nemmeno più, per cui non c'è nemmeno da meravigliarsi. E noi, a nostra volta, i nostri figli l'abbiamo spiegato, ma forse non abbastanza, per quello che c'è questo
Noi ormai siamo vecchi, non abbiamo più la forza, la voglia forse di raccontare o di ricordare queste cose. Il senso di non ritornare a quei tempi, a quelli e a quelli precedenti e ai nostri tempi, perché purtroppo se i giovani vanno dietro a quelli più prepotenti, a quelli che fanno vedere, ritorniamo indietro di 60 anni, almeno 70. Beh, era una città prima di tutto molto vivibile, si usciva la sera, si incontrava, si parlava, si usciva con gli amici, serena, era una città, cosa che adesso non mi sembra che sia più così, per strada si vede poca gente, quella che si vede, i ragazzi che ci sono, c'è molta più violenza di una volta, quando eravamo giovani noi non era così, anche in quei tempi. Fino a 74-75 siamo vissuti abbastanza sereni tutti, poi è venuta la paura, poi ci siamo di nuovo adagiati ed è passato tutto, però Savona era una bella cittadina, si viveva bene, era tranquilla, era anche durante le manifestazioni non succedeva mai niente, era insomma, adesso non è più così, purtroppo non è più così. L'unica cosa che mi ricordo molto bene è Piazza Saffi. Il giorno che hanno messo la bomba dietro alla prefettura perché io mi trovavo lì. Siamo scappati tutti, è tremato tutto, siamo rimasti subito tutti un po' interdetti, la gente che c'era lì dove allora c'era il negozio di Sestina, quello che vendeva l'abbigliamento. Eravamo lì, c'era parecchia gente che camminava, andava verso il prolungamento, non so, ce n'eravamo diversi, ci siamo fermati tutti e siamo rimasti un attimo fermi, come quasi aspettare che ne scoppiasse un'altra prima di scappare. Ecco, poi sono arrivate le ambulanze, i carabinieri, la polizia. Ecco, quella me la ricordo molto bene come immagine che mi è rimasta proprio più ancora forse di quella di Via Giacchero. Perché lì ero proprio per strada, lì invece Via Giacchero, essendo a scuola al chiuso, ho sentito il colpo, però ero abbastanza protetta, invece per strada mi sono sentita proprio persa, ecco, e mi è venuta per un po' di tempo, ho avuto paura di andare per la strada da sola. Andavo forse a fare la spesa, andavo, non so, alla standa, non lo so di preciso, però mi ricordo il colpo che ero lì, che mi sono fermata di botto e poi alla sera con mio marito siamo usciti e siamo andati, che io non volevo andare, ma gli ho detto, ma no, andiamo, tanto c'è pieno di gente, infatti c'era pieno di gente, siamo andati per vedere che cosa continuava a succedere, cosa c'era ancora, cosa era successo di preciso, cosa c'era di rotto, cosa c'era, se c'erano feriti, eccetera. Però ero rimasta proprio male quella volta lì, mi aveva spaventato. Mi hanno fatto tante manifestazioni, poi noi alla sera con la scusa di uscire, anche se faceva freddo, che era inverno, eccetera, noi uscivamo quasi per dare una mano a quelli che facevano la ronda, ecco, tanto infatti avevano detto la popolazione cerchi di uscire perché più gente è fuori e meno probabilità ci sono che continuino a mettere delle bombe, ecco. Però le manifestazioni, tutte quelle che hanno fatto, io da quando sono nata ho fatto tutte le manifestazioni di tutti i generi, tutte, dagli scioperi alle manifestazioni, non ne ho saltato una. Solo quest'anno, il 25 aprile, non sono andata, altrimenti ho fatto anche quelle, per cui, e anche in quel periodo se ne facevano tante manifestazioni.